questo accordo che abbiamo fatto fra gli ospedali pediatrici italiani e la Andrea Bocelli Foundation per i bambini, la scuola in ospedale, credo sia un progetto, lasciatemi dire, unico a livello mondiale, perché il livello di tecnologia, di saperi pedagogici ci sono dietro, e la rete di ospedali in modo uniforme, così coesi in un progetto, non ci sono, per la mia esperienza anche europea, esempi simili di tale coordinamento d'azione così forte. Abbiamo intrapreso una serie di percorsi che sono sempre comunque legate alla mission che rimane l'educazione. Per educazione si intende tutto ciò che fa parte della vita di un bambino, e quindi prendersi cura di lui come fate voi dal punto di vista primario, che è la salute, e poi arriva la parte legata all'educazione, all'arte, a tutto ciò che può rendere meno doloroso un percorso o più, diciamo così, più leggero rispetto a quello che potrebbe. Quindi lavorare con il digitale, dando a voi la possibilità di incrementare le vostre conoscenze e di lavorare molto di più in connessione con le scuole di appartenenza dei bambini. E qui dentro ci sono, poi ve li farà vedere anche Serafino, insomma, dei pad che potrete usare quotidianamente e che setteremo insieme a voi in relazione alle vostre esigenze, e dalla prossima settimana faremo un bando per trovare questo atelierista digitale, cioè questo soggetto che sarà a vostro servizio, non a servizio dei bambini, affinché le vostre competenze digitali possano aumentare. E abbiamo visto, direi, nel nostro pilota il Gaslini delle cose sorprendenti, perché i bambini quando vengono accolti nel loro linguaggio e con qualcosa che possono imparare e che a loro piace, mutano veramente l'atteggiamento nei confronti, quindi già è un atteggiamento positivo quello dei confronti della scuola, ma diventa ancora più positivo e soprattutto è un elemento anche di dialogo forte con le famiglie. Tutto ciò all'interno di una logica di rete che ci permetterà cioè di lavorare assieme con non solo la televista che lavorerà qui, ma con gli altri televisti, sviluppare poi un nuovo progetto, perché questo progetto in tutti gli ospedali alla fine acquisisce sfaccettature, aspetti differenti rispetto a quelle che sono poi le caratteristiche. La scuola, l'attività educativa, l'azione educativa non solo è un'attività perché ha una finestra per il bambino sulla vita normale, ma migliora proprio la vita.